A tavola con Parigi, 13 novembre 2015. La sera del 13 novembre 2015, oggi nota come quella degli attentati, delle esplosioni, ero a Parigi, eppure in tutt'altre vicende interessato, avevo notato come la città fosse militarizzata, fosse in stato di assedio. Proprio alle 20, poco prima degli attentati, dopo aver guardato l'illuminazione natalizia della Torre Eiffel, mi pare fosse la prima volta che veniva fatta, scendendo per i Campi di Marzo, avevo visto come i militari di protezione della città avessero tutti il dito sul grilletto. Era già accaduto varie volte, anche quando andai a vivere nell'85 a Parigi. Mi è parso di vedere più importante, più imponente, più forte tutto l'apparato antiterroristico in atto. Sono stati colpiti i luoghi del vivere, i luoghi della quotidianità. Stato colpito il modo di vita dell'Occidente. Sullo sfondo, e non tanto sullo sfondo, c'è sempre la questione dell'antisemitismo. Non è un caso che sia stato mirato un luogo di ritrovo, un locale notturno e di spettacoli che è di proprietà di una famiglia ebraica. Stati colpiti i ristoranti, sono stati colpiti lo sport, quindi la cultura, l'arte, la musica, la cucina, lo sport. Questo è un dettaglio nella guerra globale. È un dettaglio in una guerra, per un verso, tra bande, una guerra tra le oligarchie, che sono bande che gestiscono il pianeta, e che lo gestiscono con non tanto, diciamo, i tre monoteismi più forte nell'Occidente oggi, che è il laicismo, no? L'ateismo, ma con le ideologie che sono tratte dalle religioni, dalle istanze monoteistiche e dalle ideologie dalle quali provengono le scienze umane, e provengono dal pensiero greco, provengono dalla filosofia, e sono queste, tra l'altro, che arrivano a quello che oggi è il laicismo. La questione che viene posta è se il disastro di Parigi sia
l'inizio di una tempesta o un episodio sporadico in tutt'altre vicende. Ebbene, dall'analisi del modo di gestione del pianeta, la gestione delle oligarchie che poggiano le loro impalcature sulla secolarizzazione delle tre istanze monoteiste e dell'istanza politeista, che è, si dovrebbe dire che è maggioritaria oggi, perché dà nell'Occidente il discorso attuale contro la modernità, anche questo, anche se ha degli elementi della modernità, ed è il discorso tecnoscientifico-economico, tecnoscientifico-manageriale, ed è l'istanza politeista che viene insegnata in tutti i licei dell'Occidente. E quel che resta della secolarizzazione della filosofia, che oggi non servirebbe quasi più a queste oligarchie, e infatti piano piano sparisce sempre di più dall'insegnamento ai vari livelli. I comunicati stampa dell'ISIS sono scritti in questo modo, ovvero con la secolarizzazione dell'istanza islamica, che integra oppure si è compromessa con il pensiero greco. Con Maometto siamo nel 600, nel 620 d.C. Quindi l'area di espansione ellenica, ebraica e cristiana era il pane quotidiano anche per le tribù arabe. Nello stesso modo, come secolarizzazione del pensiero greco, che arriva a Hegel, arriva a Marx, arriva a Heidegger e altri, erano scritti i comunicati delle Brigate Rosse in Italia, erano scritti i comunicati della RAF, la Rote Armee Fraktion, i comunicati di Action Directe in Francia. È una guerra tra bande, e quindi le risposte tra bande sono non risolutive, non danno uno sbocco intellettuale, uno sbocco di arte, di cultura, di scienza, uno sbocco di vita e non di sopravvivenze blindate. E così si può leggere la reazione francese, no? Il presidente Hollande che dice: siamo in guerra. Forse è stato un lettore di Carl Schmitt che parlava appunto di guerra mondiale, no? Si era accorto che sotto sotto, gratta gratta, in fondo c'è un conflitto religioso insanabile, no? Che per Schmitt era quello tra l'istanza cristiana, cattolica e l'istanza ebraica. C'è una vicenda infinita da ridisegnare e da leggere qui.
Allora, la guerra al terrorismo, sino alla morte dell'ultimo terrorista, la guerra ultima, che convince anche tutti i pacifisti o pacifinti del pianeta, è la guerra ammessa da ognuno. È il modo di proseguire nel disastro, di proseguire nella strage. E gli altri modi della strage non vengono colti con lo stesso impatto con il quale è stata colta chiamarla. L'azione terrorista di matrice islamica a Parigi. Se l'Occidente con il Rinascimento è approdato a una modernità che colta, non è avvertita dei più, ma può anche essere colta semplicemente nell'uso dell'auto e nella conduzione delle vetture nell'Occidente da parte di donne e uomini. Questa modernità non è giunta nell'Islam. È giunta nei paesi che si rifanno all'Islam e ci troviamo in una situazione apparentemente squilibratissima in cui ci troviamo nell'Occidente dove, pur quasi non tollerati, ci sono comunque studi sulla questione della teologia politica. E già il dibattito che c'è stato con Carl Schmitt, che ha sempre menzionato che è stato nazista senza pressione, con Kelsen, con Taubes, oggi con Pierre Legendre, con Giorgio Agamben, noi non siamo d'accordo con nessuna di queste posizioni, ma sono analisi che trovano il nostro interesse, sono i testi che leggiamo, no? E per quanto le analisi proposte, anche queste recenti che ho appena citato, quelle di Pierre Legendre, che è psicanalista e giurista, e l'analisi di Giorgio Agamben, filosofo, e una volta si sarebbe citato anche in quanto filologo, sono in modi differenti interne al tentativo stesso di leggere, in questo caso di smontare, l'impianto teologico-politico. Ora, nulla di questo c'è nell'Islam, no? Non tanto la fantasmatica intorno al potere, la sua divisione. La divisione non è del potere, la divisione del tempo, e il potere non è il potere rappresentato nei tre corpi dello Stato, no? Due corpi del re, tre corpi dello Stato, due corpi dello schiavo. Vabbè, insomma, analizzeremo anche queste legioni di corpi che ingombrano la vita. Nulla dell'analisi della teologia politica c'è nell'Islam. È Dio che governa, le cose sono fatte in nome di Dio, ma
Nel momento che noi diciamo questo, notiamo quanto, per quanto sembri non attirare più l'attenzione e forse non avere lo stesso peso, beh, è caso di non dimenticare che nei tribunali americani le testimonianze vengono date giurando sulla Bibbia, e Dio salvi la regina e quant'altro, insomma la teologia politica nell'Occidente è ancora attivissima, addirittura è attiva là dove è presunta essere smontata. Carl Schmitt, ritrova che coloro che ritengono che la questione della teologia politica sia risolta nella modernità, invece sono ancora impastoiati dentro, la assume in modo per lui positivo, ma la questione è che anche coloro che ritengono di essere al di là della teologia politica, come Pierre Legendre, in effetti siano dei dottor Sottile, dei sofisticati teologi politici, in particolare Pierre Legendre. In Agamben, che forse offre ancora più elementi alla lettura di Pierre Legendre, c'è questa assunzione non giubilatoria della teologia politica, perché ne assume il tempo, no? Ha scritto tra i vari libri e anche uno dal titolo Il tempo che resta, cioè il tempo dell'escatologia, della fine del mondo, il tempo che finisce. E questo è il tempo della teologia politica, no? Della missione divina in terra, con i vari appannaggi, le varie prebende, le varie cerimonie e le varie liturgie. È chiarissimo che i cervelli delle operazioni terroristiche francesi non sono nelle equipe che hanno condotto gli attentati. Si può anche ritenere che in un clima culturaloide tale delle piccole bande si permettono questi gesti, ma occorre andare ben oltre la questione delle cellule impazzite. Queste sono le cellule di questo tessuto, insomma, che dirlo culturale è un'esagerazione, no? Ho detto culturaloide. È l'inizio della tempesta, la lettura è questa, solo una modificazione del dibattito internazionale intorno a queste cose può portare a piccoli passi in direzione della vita civile. Purtroppo le Cassandre, i teorici del crash, come Paul Virilio, avranno sempre ragione. E se noi intendiamo questi è perché siamo tentati da queste costruzioni fantasmatiche. Una prima riflessione, che forse è già seconda e già terza, l'avevamo in effetti già fatta vivendo a Parigi, è che purtroppo si vivrà sempre di più tra attentati, e con vari paradossi e cose che 30 anni fa potevano far sorridere, come allora forse era l'effetto del film Brasile, dove l'antiterrorismo per un errore di comunicazione, in una scheda perforata, allora qualcosa,
vanno a prendere dei terroristi che sono delle persone tranquille, delle persone che non hanno nulla a che fare con il terrorismo. La questione infatti è questa, non tanto la lotta contro i pochi terroristi, ma il modo in cui devono vivere i cittadini a seguito di questa caccia alle streghe, create appositamente per il business delle caste, no? Questo permette al mercato della guerra e a tutto il baradan connesso, droga, prostituzione, violenza. E quando diciamo violenza, diciamo soprattutto violenza sulle donne, ma sono anche sui bambini e su persone che sono tenute in condizione subalterna in vari strati della società. E tra queste ci sono anch'io. Queste non sono le analisi di uno scriba del potere, di uno scriba delle caste, sono le analisi, diciamo, che nell'uso dei corpi, l'ultimo libro di Giorgio Agamben, io sarei uno schiavo moderno, in quanto un operaio, acculturato finché si vuole, ma un operaio proprio sulla busta paga. Quindi la sensazione alla quale accennavo era quella di vivere in Israele. Un sociologo, un giornalista politico potrebbe dire con una figura viva, ma molto carica di questioni, l'Occidente Israele, non arrivo a rendere verbo Israele. Nell'Occidente si vivrà sempre più come stanno vivendo da decenni in Israele. Quando per un congresso mi sono trovato a Gerusalemme nel 1983, la mattina dell'arrivo è saltato per aria un autobus, poteva essere il mio autobus, come il 13 novembre a Parigi uno dei ristoranti che sono stati attaccati dal terrorismo islamico, poteva anche essere il ristorante dove ero io. Purtroppo ciascuno può notare come anche le moltitudini, una volta si diceva le masse, come i popoli, come i più, era un modo di dire dell'eccellente scrittore Giuseppe Pontigia, i più hanno gli stessi sogni dei pochi. Gli ergastolani, i prigionieri, gli schiavi, i servi, la casta degli ultimi, gli chandala, ragionano, sognano, pensano come i dominatori della terra. Se ne accorgono le donne che rilevano come la violenza contro di loro sia in ogni strato sociale. Non esiste uno strato sociale in cui le donne sono esenti dalla questione. Nemmeno nella crème de la crème, nemmeno alla punta del triangolo della società. Certo, nel dettaglio ci sono condizioni, isole in cui, ma non facciamone troppa pubblicità, forse le donne rischiano di meno. Rischiano di meno comunque le donne nell'Occidente rispetto all'Oriente? Beh, sarebbe una magra consolazione comunque, se fosse così. E c'è ben altro da
ben altro da leggere e da trasformare, affinché ciascuno, ciascuna, possa vivere in modo civile. E quando parta da questi luoghi, gli amici possano dire che la terra ti sia lieve. Qui la terra è pesante. Il disastro di Parigi è l'inizio di una tempesta. E come accade, l'intellettualità è come qualcuno come me che non sa nuotare, si trova nei primi metri nell'acqua, dove ancora forse tocca o insomma fa una timidissima nuotata e vede arrivare un cavallone, un'onda anomala si è chiamata dopo, no? Uno tsunami. Arriva un'onda di 30 metri e non è neanche in kayak. Ma non ci resta che proseguire, che nuotare e che leggere. La tempesta, non è per nulla inutile.